official. I can't wait on no nigga. You, nigga, you a fuck nigga. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Wolfenstein 2 The New Colossus. Bene, continuiamo la nostra storia principale, vediamo un po' cosa ci aspetta. Riprendiamo pure. Prendi con uno dei cannoni, porta il culo all'edificio di Lakeview e sali a bordo del sottomarino. Abbiamo rilevato l'Ausmerzer sul radar, sarà qui da un momento all'altro, sbrigati. Sì, rilassati, un respiro profondo. Allora, questo me lo fa rifare perché mi ha caricato dal checkpoint. Vabbè. Oh, perfetto. Allora, vediamo di fare le cose bene. Non dico in stealth perché ormai questo gioco ci ho rinunciato a fare la roba in stealth. Perché la mappa. Cosa stanno facendo lì dentro la macchina? Non vorrei che stessero facendo cosacce. Non c'è nessuno. Perfetto. Oh, porca miseria, scusatemi. Mi sono sbagliato, mi sono confuso. Dove devo andare esattamente? Non si sa. In giro per il posto. Va bene, vediamo un po' di entrare in un po' di posti. Non mi fa entrare, perfetto, sono contento qui. Oh cavoli, tu sei brutto e cattivo, te l'ha mai detto nessuno? Dove sei? Oh, ecco che è un altro, beh. Mamma mia, st'arma è una cosa, me la voglio portare in casa. Mamma mia. Ecco, ciao, è stato un piacere. Altro? Niente altro, va bene, io ho fatto quello che dovevo, ma mi sembra... porca miseria, mi hai fatto prendere un colpo. Ok. Stavo dicendo che io sto guardando qua se c'era qualcosa, magari mi è sfuggito qualcosa, non mi è sfuggito niente. Va bene, vediamo un po' di prendere un po' di roba, va bene, sto prendendo più robe possibili perché qua, se no, non facciamo niente. Sono pieno, vero? Porca miseria, sono pieno. Oh, qui si entra, interessante. Mamma mia, ma dai! Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Sì, è una cosa che per me è molto gradevole, non so per te. Ah, di più di quello, carica molla, tieni premuto grilletto per fare tre cose. Ma non avevo già fatto questo. No, non l'avevo già fatto, evidentemente. Comunque, va bene, andiamo pure avanti. Wow, mi hai dato un sacco di cose. Questa cos'è? Una leva? No, non è una leva. Ok. Io adesso farei così. Chi sparo? Sparo nessuno, sparo. Maledizione. Va bene. Oh cavoli. Oh, interessante. Quindi se io faccio così, parte. Ah, la cecchina nata. Vediamo un po' dove devo andare. Ancora non mi dici niente, quindi devo esplorare. Va bene. Esploriamo. Tanto qua sono passato da là, quindi sono già venuto. A meno che non ci sia una porta che si può accedere solo da qua. Non penso, infatti, di andarci. Va bene. Qui vedo volare proiettili a destra e a manica. Io adesso rifaccio di nuovo la mappa. E non mi dice niente. Che bello. Va bene. Vediamo qua. Non si può entrare. Non si può entrare. Mi dispiace. Non posso neanche sfondare la porta. Anzi, vi rendete conto? C'è un sacco di roba, ma non penso niente di utile. Allora, la mappa, sono tornato al punto di partenza, adesso dimmi se la mappa mi dice qualcosa. Non mi dice niente, che bello. Me lo dice adesso. Va bene. Ok, quindi non ero al punto di partenza, mi sono perso come al solito. Gradirei avere un contesto. Dove vado? Qui sicuro, ma se mi perdo qualcosa... io ho paura, vabbè che il potenziamento l'ho preso adesso e quindi non penso che serva ancora, però c'è tanta roba da vedere qui, tanta. Non c'è nessuno, non c'è niente, non vedo nulla, qui non vedo niente, qui sì c'è qualcuno, brutto e cattivo. Ecco qua, adesso io così su due piedi farei così, oh che cosa gradita. Facciamo così, va, che è meglio. Facciamo fuori un po' tutti. Sono più gratis. Ma stiamo una merda! Ma porca miseria! Mi sono fatto il culo per niente. Oh porca miseria! Mi hai fatto cacare in mano. No! Cioè, quell'arma era una merda. Ma porca miseria! Ma io prendo sempre armi del cazzo ultimamente. Ok. No. Moriscici, malo. Ok, io direi che è meglio che andiamo qua e cerco anche un medikit perché mi ha bagattato. Maledizione. Pensavo fosse un'arma della Madonna, invece era solo uno schifo incredibile.
Va bene, non importa, importa che non sono morto, non andavo, no, voglio di far da capo, anzi salviamo perché non si sa mai, sapete come vanno queste cose, io dopo le odio, se succede qualche tempo, te sei un comandante, ecco qua, non eri più un comandante. Oh, interessante, vediamo se c'è qualcosa di carino, non c'era niente, va bene, oh, sono ancora 20 di energia e caricherei, che ho già caricato. Vediamo un po', qui non c'è niente, qui non c'è niente, io ho ammazzato tutti, quindi ho aumentato le munizioni. Vediamo se qui c'è qualcosa, perché ho fatto una strage atomica. Prima ho sparato, non ho concluso niente, che felicità. Pensavo di aver fatto una strage, invece non c'era nessuno morto. Che bello. Oh, finalmente. Sono contento di ciò. Quindi io qua ci posso andare. Va bene. È solo una scorciatoia, stavo dicendo. Non c'è niente. Lì, andiamo pure in una scorciatoia. Vediamo se mi fa andare. Non mi fa andare. È cattivo, come al solito. Va bene. Vado di qua, allora. No, non dovevo andare di qua. Premi, tieni premuto E per esaminare. C'è qualcosa? C'era qualcosa? Non avrei mai visto io una cosa simile qui sotto. C'è ancora un E? No, un E dell'arma. Vediamo la mappa cosa dice, perché io faccio, ma devo fare un giro immenso, a meno che qui non ci sia qualcosa che mi è sfuggita. Qui, sì, mi è sfuggita. Oddio, lo sapevo che c'era qualcosa qui, lo immaginavo. Vediamo un po'. Sì, devo andare ancora qui, poi sinistra e poi qua. Vediamo se è qua. Sì, è qua. Adesso la trovo. Eccola qui. Vediamo cos'è. Oh, un... Mamma mia, potevo anche non vederla. Accidenti. È stato un colpo al cuore. Va bene. Andiamo pure avanti. Ok, dovevo andare qui dentro. Andiamo qua dentro che è meglio che finiamo male. Vediamo un po' come fare. Ok, io a sto punto ricarico. Anzi, non c'è bisogno. Qui non c'è niente, ci sono andato prima. Ragazzi, sono poco sveglio oggi. Mamma mia. E se andassi qua? Ma tanto ci posso andare. Ma porca, mi hai fatto caccare in mano. Mi hai fatto caccare in mano. Oh, dammi qua, dammi fa passare qua. Porca la vacca. Oh, non si fa così, io sono qui pacifico e tranquillo. Tu mi stai facendo male. Mi hai fatto prendere un colpo. C'è altra gente? Adesso vengo qua, anzi fammi vedere se devo andare qua, perché penso di sì, ma prima volevo finire di esplorare, perché a me piace esplorare e quindi non c'era niente, nulla, perfetto. Va bene, andiamo pure, visto che non c'è niente, un po' di... no, un po' di vita. Oh, a te! No, eccoci, così ci siamo capiti. Poi altri, mettiamoci un po', giù, voilà, e carichiamo, anzi l'ho caricato già. Qui, cosa c'è qui? Ma sei compenetrata. Tu mi dai niente? Non mi dai niente, sei assolutamente inutile. Andiamo avanti. Bene, dai, diciamo che siamo per me sono verso, ma non so, 5-6 puntate. Secondo me lo finiamo, perché vedo che questi giochi sono famosi, i Wolfenstein, che ogni volta che arriviamo verso fine gioco la difficoltà schizza a livelli esagerati. E siccome è successo anche qui, è successo la stessa cosa, nel senso che è schizzata la difficoltà a livelli molto esagerati, presumo che siamo messi alla fine. Così, questo mago sentore, però non so esattamente quanto... Laskovic, sono tutti a bordo, ma non possiamo andarcene. Siamo impantanati nel fango e l'Ausmerzer si avvicina. Se arriva prima che riusciamo a fuggire, siamo fottuti. È ora di usare il cannone nucleare. Di che stai parlando, Fergus? Dico che l'onda d'urto atomica spingerebbe la barca verso il mare. È la stronzata più grossa che abbia mai sentito. Set? A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Blaskovic, salta sul cannone nucleare e spara più lontano che riesci. Spero che sia abbastanza lontano da non rompere lo scafo. Ah, questa è la famosa scala, va bene. Non ci ho capito molto, ma lo farò. Questo cannone. Questo cannone nucleare, ma oggi non so parlare, ragazzi, non so più cosa fare. Per riuscire a dire qualcosa di sensato. Vediamo un po'. Oh, ma questa è il digeribile. Mamma mia, meglio che vado a dormire, perché non posso andare avanti così, non riesco più a parlare veramente. Il sommergibile, non il digeribile.
dirigibile. Mamma mia, ragazzi, è una tragedia oggi. Digeribile, mancava solo quella. Vediamo se c'è qualcosa. Non c'è niente. Tu mi hai fatto arrivare fino a qua, ma qualcosa ci deve essere, perché io non... Ma porca... Sì, uno stronzo c'era. Porca miseria, mi sono cacato in mano. Ok. Avete visto che in questo gioco non c'è il classico giochino di Wolfenstein 1? C'era nel primo e secondo capitolo, qui non l'ho ancora visto. Può darsi che non ci sia. Vabbè, peccato, era una cosa carina da fare, un livello in più. Lo prendo, siamo 80. E ho fatto il giro, va bene, andiamo pure e vediamo cosa ci aspetta. Spero una cutscene. No, non c'è una cutscene. Andiamo? Sì, c'è una cutscene. Godiamocela. Spara ora, Blaskovic! Ora! Coglionito. Quanto ha urlato. Ah, tirate in aria. Per la miseria. Corri! Mamma mia, rilassati. Sta chiudendo. Oh. Cavoli, ma come ha fatto un sommergibile a impantanarsi? Chi guidava? Mamma mia. Oh, salvato il bambino, dai. Ricevuto. Abbiamo seminato l'Ausmerzer. Bene. I cieli sono liberi. Lo comanda Frau Engel ora. Lo usa contro i terroristi. Ma un tempo, l'Ausmerzer si spostava di città in città a eliminare i dissidenti. Se scatenavi una rivolta, potevi stare certo che l'Ausmerzer sarebbe arrivato a sedarla prima che potessi dire whisky. Se vogliamo scatenare una rivoluzione, dobbiamo innanzitutto occuparci dell'Ausmerzer. Prepariamo un attacco a sorpresa. Conquistiamo l'Ausmerzer e usiamoglielo contro. L'Ausmerzer è protetto da un sistema di sicurezza automatico, l'Odin. L'ho visto quando ero là. Sabotiamo il sistema, troviamo i codici dell'Odin e disattiviamo quella merda. Anche se un'informazione del genere è top secret. Solo l'Oberkommando vi ha accesso. Sembrerebbe la solita incursione nella base nazista. Mi infiltro nell'Oberkommando e rubo le informazioni dai loro calcolatori. Nessun problema. Se non fosse che ora l'Oberkommando si trova sul fottuto pianeta Venere. Venere? Oh, però... Quando hai cancellato l'Oberkommando di Roswell dalla faccia della Terra con una cazzo di bomba atomica, i nazisti se la sono fatta addosso dalla paura. Così hanno spostato l'Oberkommando su un altro dannato pianeta per tenertelo lontano. Tutti i loro pezzi grossi e i segreti militari sono stati spostati in una base sicura su Venere. Venere! Non riuscirai in nessun modo ad andare là sopra, bellezza! Non importa quante armi ti porti dietro o se ci vai con un dannato esercito, non c'è modo di oltrepassare quei sistemi di sicurezza. Certo, non con questo spirito. Forse un modo ci sarebbe. A due giorni si terrà l'audizione finale per il ruolo del terrorista William Terror Billy Blaskovic, sull'enigmatico habitat fluttuante di Venere. Ecco uno dei candidati, Jules Redfield, mentre si beve un milkshake nel suo bar preferito di Needles, in California. Needles è William e io andiamo a prenderci un milkshake. È un ambiente fertile per gli affari. Guardate voi, ma guardate voi. I suoi documenti sono qui dentro. Sì. Cosa ne facciamo? Beh, è un nazista. Sei un nazista, amico? Non so più riconoscerle. Accidenti. Come sto? Sembri un tricheco. Ricordati i bagagli. Ricorda, sei Jules Redfield, un attore professionista. Vai su Venere per fare un provino per la parte di William Joseph Blaskovic. Sei stato invitato personalmente, quindi la sicurezza dovrebbe essere minima. In bocca al lupo. Grazie, cara. Signor Redfield? Signor Jules Redfield? Sì, sì, sono io. Sono Hélène, la regista di questo film. Le chiedo scusa per il lungo viaggio, ma il produttore ha insistito perché le riprese avvenissero in una località sicura e adora la teatralità. Venga. I miei bagagli. Qualcuno li porterà per lei. Venga, mi segua. Benvenuto.
Benvenuto al provino, signor Redfield. Ora che ci siete tutti, vi chiedo di prepararvi. Dovrete recitare a memoria in questo provino. Perciò assicuratevi di imparare le vostre battute prima che arrivi il produttore. Ha un carattere piuttosto volubile, perciò fate attenzione a ciò che dite e fate in sua presenza. Perfetto. Signor Redfield, è molto importante che impari le sue battute a memoria. Il copione è sulla sua sedia. Sarò da voi a breve. Meglio tenere un profilo basso. Sì, lasciamo la recitazione agli attori. Non posso far saltare la copertura. Ti ha raccomandato il tuo agente per questo ruolo. Come faccio a ricordarmi questa merda? Devo scrivermela. Ok. Fatto una foto, non si sa mai. Non vorrei che fosse più difficile del previsto, ma vediamo, vediamo. Allora, cosa mi devo sistemare un attimo, pazienza. Ok, annotati tutto. Chi è che tossisce così? Ai posti, veloci. Chi è sto individuo? Ma porca miseria! Che schifo! Ma hai detto una merda? Sì, come fremde in mio ufficio. Entrate nel mio ufficio. Würden Sie mir bitte verraten, wer Gott sei Dank das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir. Gott, noch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh sì, mein Führer. Anche i miei figli l'hanno letto. Mi è piaciuto un sacco, signor Hitler. Fantastico. Signor Hitler. Signor Hitler. Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Mi dispiace, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. Vengo dall'Arizona. Venivi, mi sa. Questo è psicopatico. Ah, l'ha presa bene. Sì, ma che schifo. È una discarica d'uomo, non è un essere umano. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von weitem. Cosa fa? Beve adesso? Oh, santa Madonna. Non ci posso credere. Che schifezza. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitz. Oh. Mamma mia. È dato una diarrea quell'uomo. Helen? Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Oh, yeah. Mamma mia. Gottes Willen. Ma no, che schifo, non si può guardare una roba del genere.
Oddio. Morì. Mamma, ma questo è fumato completamente. So caldo. Fuck. Fuck. Sì. Sì. Che schifo. Scena. Elena, zusammen mit ihm. Oh cavoli. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. Cosa diamine ho scritto? Dunque, la risposta è: tu sei una sgualdrina nazista. Vediamo un po'. Tu sei una sgualdrina nazista. Sgualdrina razzista, giustista. Vabbè, si capiva, dai, che era nazista. E tu sei una sgualdrina nazista. Mostro! Cosa hai intenzione di farmi? Ti salverò, ti sposerò, non penso. Ti stuprerò e ti umilierò, non penso. Ti imbucherò, ti cucinerò. Ti stuprerò, penso più sia, perché c'è la scritta annotazione sopra, porca, annota le battute proprio sulla scritta, penso sia questa, speriamo. Ti stuprerò e ti ucciderò. Ecco qua. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche, ma la razza ariana risorgerà. Ah, merda. Massacrerò anche la tua stupida razza. Sporca, scusate. La tua orca. La tua. Vabbè, dai, si capiva. La tua storpia. La tua sporca, dai. Ma si capiva alla fine, non c'è bisogno di annotarselo. Anche la tua sporca, sì, sporca, dai. Massacrerò anche la tua sporca razza. Cosa vuole adesso questo? Die Worte waren richtig, ja. E certo, non mi ricordo. Anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie. Tu. Spielen Sie die Rolle. Lei sente la parte. Füllen Sie die Rolle. Che schifo, se lo vanto ancora per terra. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. E tu sei una sgualdrina nazista. Mostro. Cosa hai intenzione di farmi? Ti stuprerò. E ti ucciderò. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche. Ma la razza ariana risorgerà. E massacrerò anche la tua sporca razza. Gli ha scaricato un ovulo quella lì. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe ihnen, was sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, diesen dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Josef Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Elena, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspiranti, non ci posso credere. Come sapete, questo è un ruolo molto fisico. William Joseph Blazkowicz non aveva un gran cervello, era un uomo d'azione. Che schifo! Questa scena precede quella di prima. Blazkowicz sta per piazzare la bomba che massacrerà i bambini tedeschi nell'orfanotrofio. Ma prima deve eliminare il coraggioso soldato a guardia della scuola, in una scena di lotta brutale. Signor Irving? Llewellyn Ewing. Yeah. Perché non cominci tu? Che schifo. Bah. Cosa sta facendo quello? Mi dica che scorreggia anche, se no abbiamo fatto proprio il play. Improvviserete un combattimento. Che cazzo e fa? Dopo aver eliminato la guardia,
completerete la scena leggendo questa battuta esattamente come è scritta. Pronti? Oh, cavoli. E... azione. Posso fare niente? Dio. Stop, stop. Sanguino, merda. Mi serve una pausa. La battuta. Mi serve un dottore. Battuta. Il tuo coraggio non può niente contro uno scimmione come me. E poi so solo combattere scorrettamente. Ora è il momento di uccidere bambini innocenti. Il futuro della Germania. Oddio, che una gallina, non è un uomo. Data meglio, Perché? Mamma mia. È fumato. Signor Redfield. Prego. Sì, ma non voglio passare nella zacchera qui. Fammi scavidare sta zacchera schifosa qui, voilà, che sennò è un casino. Ok, salve, carina, simpatica. Chi è? Signor Redfield. Sì. Entri nella gabbia. Stavo entrando nel suo naso. Va bene. Cosa devo fare? Azione. Dann mach es mal. Ah, ho capito. Scusate. Non avevo capito. Ok. Riproviamoci. No, la zacchera. È sparita la zacchera. Ah, ma signor bene. Redfield. Entri. Und? Ok. Perfetto. Volevate questo? Avevate questo in mente? Schifosi nazisti, perché è ciò che avrete. Wunderbar, wunderbar. Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Oh, er wird mein Platz gewinnen. Oddio, oh non ci Gott. Credo. Es mehr als perfekt. Li ha uccisi tutti, tutti. Lasci che l'aiuti, signor Redfield. Fantastico. Perfetto. Questa mano è stata provvidenziale. Gli ha dato ha accettato il suo invito. Mi scusi, mi serviva. Wow. Questa cutscene è stata bestiale. Tieniti forte, Adolf. Me ne vado con i tuoi codici, Odin. Quindi ruberemo l'Ausmerzer, faremo fuori General Engel e mostreremo agli americani come si fa una rivoluzione. Perfetto, io salverei, perché è durato tanto questo episodio, mamma mia, ma è stato anche molto divertente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere con un like e con un commento cosa ne pensate del gioco, dei miei video, e se volete interagire un po' con me, chiedermi qualcosa, non c'è assolutamente problema. Io per adesso vi do un saluto a Shiva, ciao ragazzi!